È stata una corna diversa rispetto all'andata? Decisamente. Ho finito appena adesso di parlare un po'. Ho detto che nella presentazione del campionato che ho fatto all'inizio dell'anno, prima che iniziasse il campionato, io avevo dato la corna tra le prime quattro del campionato. Perché? Perché si sentiva che la squadra che era stata fatta, allestita, era un roster bello lungo, con la possibilità di fare una buonissima annata. E chiaramente c'era bisogno di tempo, perché erano dei ragazzi, qualcuno giovane ancora, che era stato ad allenare ad altissimo livello, ma ad allenare, non a giocare. Quindi bisognava dargli un attimo di tempo in più per poter rendere bene durante la stagione. Qui si è avuta tanta pazienza, perché non dimentico che dopo la partita a Vibo Valentia la Conad era ultima, e dopo un girone adesso è a lottare per il terzo posto, quindi significa aver fatto un grandissimo lavoro e tanto merito a loro. E niente, poi se parliamo della partita c'è altro, ben altro da dire. Un grossissimo in bocca al lupo per la fine del campionato. Ma noi abbiamo messo in cascina un bel obiettivo, che è stata la Coppa. È chiaro che abbiamo giocato 18 partite in due mesi e non è facile, stiamo cercando adesso di ricaricare tutto tra motivazioni e parte fisica, che è importante, perché in quel periodo abbiamo gestito molto, abbiamo perso Antonio De Paola, adesso abbiamo preso un nuovo giocatore, che però dobbiamo dargli il tempo di ambientarsi anche a lui nella nostra squadra, e quindi siamo ancora un cantiere in costruzione ancora, e lo saremo fino all'ultima partita. Oggi è stata una buonissima partita, ci è mancato pochissimo nel secondo e nel terzo set, abbiamo giocato male l'inizio della partita, poi dopo già da metà primo set abbiamo giocato la nostra pallavolo, con qualche cosina ancora da rivedere, perché non abbiamo giocato male, non sono scontento, però dobbiamo rivedere quei momenti lì, perché abbiamo avuto la possibilità di andare avanti nel secondo e abbiamo avuto quella palla alzata da Marra per poter poi attaccare e chiudere il set nel terzo, quindi qualche cosa l'abbiamo fatta per arrivare ai vantaggi. Si gioca ad alto livello, considerando che loro giocano ad alto livello adesso. Ha fatto 24 punti in 8 giornate, quindi giocano ad alto livello. E bisognava giocare ancora meglio di quello che abbiamo fatto. Adesso ci rimbocchiamo ancora le maniche, sappiamo che dobbiamo lavorare tanto su alcune piccole cose che ancora non funzionano e basta. Poi abbiamo ancora tutti il finale di campionato, che sarà un altro campionato.